Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 27 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Ringrazio subito Dino D'Angelo in regia a voi per l'attenzione. Allora cominciamo vedendo, andando a guardare il quadro completo degli incontri. Si comincia questa sera alle 21, si aprirà la nona giornata dal girone di ritorno di fronte appunto alle 21 Perugia e Verona. Si continuerà domani alle 15 Cittadella Pescara, Cosenza, Brescia, Lecce, Foggia alle 18, Spezia, Padova, domenica 10 marzo alle 15 Ascoli, Livorno e Cremonese Benevento, alle 21 il primo dei due posticipi di questa giornata di fronte Salernitana e Crotone, e dunque sarà chiuso questo turno di campionato lunedì 11 marzo alle 21 di fronte Venezia e Palermo, l'esordio sulla panchina lagunare di Serse Cosmi che ha sostituito l'esonerato Walter Zenga. Diamo anche uno sguardo alla classifica prima dei contributi in esclusiva. Cominceremo naturalmente con il centrocampista del Pescara Ledian Memusciai, poi ascolteremo anche nella presentazione i passi più significativi delle conferenze stampa di Pillon e Venturato con le probabili formazioni. Brescia in testa con 47 punti, sconfitto proprio dalla Cittadella nell'ultimo turno. Brescia primo stop in casa per la squadra di Eugenio Corini, 47 punti, Palermo 45, Pescara 44, Benevento 43, Verona 43, Lecce 41, Perugia 38, Spezia 37, Cittadella 36, Salernitana 34, Cosenza 33, Ascoli 30, Cremonese 27, Livorno, Venezia e Foggia 26, Crotone 23, Carpi 22, chiude la Padova di Pierpaolo Bisoli con 20 punti. Allora andiamo subito ad ascoltare Ledian Memusciai, che è stato avvicinato oggi dopo la seduta di rifinitura che è stata svolta dai biancazzurri al vestito di Montesilvano a porte chiuse. Dunque Enrico Giancarli ha avvicinato Ledian Memusciai. C'è il Cittadella Memusciai ed è la possibilità per continuare un momento particolarmente positivo. È un'altra partita fondamentale da non sbagliare. Queste sono secondo me le partite quelle che ti fanno fare il salto per puntare a qualcosa di grande. Avranno entusiasmo perché sono andati a vincere a Brescia contro la capolista, però sappiamo che il Cittadella penso sia la squadra peggiore da affrontare e bisogna essere già preparati mentalmente a fare una grande partita. Che partita ti aspetti? Ecco, guardiamo un po' il match. Secondo me non è perché giochiamo domani, quindi, però penso che il Cittadella sia la squadra più difficile da affrontare sia in casa da loro ma anche fuori casa, quindi lo dimostrano anche i grandi risultati che hanno fatto contro le grandi squadre. Senti, abbiamo visto il miglior Memusciai della stagione nell'ultimo match di campionato, sta crescendo la condizione? Speriamo, quello speriamo, si lavora per far crescere la condizione, quindi speriamo anche di migliorare. Firmeresti per un pari? Ma io non parto, cioè non firmo per niente all'inizio, le partite vanno giocate, bisogna meritarsele sul campo. Facciamo non prima. Un piccolo passo indietro, andiamo a Benevento, aver subito quel gol a due minuti dalla fine insomma ha cambiato tanti scenari della classifica, perché oggi il Pescara era in zona promozione. Ma quello dimostra che sto campionato bisogna ogni partita cercare di fare più punti possibili, e quando non si può vincere l'importante è non perdere, perché se vai ad analizzare magari qualche punto che potevamo avere, che abbiamo buttato diciamo tra virgolette durante la stagione, ti fanno fare la differenza ora. Tante assenze da una parte e dall'altra, soprattutto tutto quelle di Frare e Settembrini nel Cittadella, cosa cambia? No, non cambia niente, perché loro anche con le assenze sono sempre una squadra tosta e forte da affrontare, quindi sappiamo già che è una partita difficile, non guardiamo alle loro assenze perché anche noi abbiamo le nostre, ma durante il campionato ci stanno le assenze, quindi non bisogna guardare a quello. L'ultima, Ledian, la promozione con Oddo in panchina, Memusciai attore protagonista. Questa stagione sei un attore protagonista, mi dici qualche somiglianza con quell'annata? Ma penso sia totalmente diversa da quell'annata lì, anche perché quell'annata è finita bene, ora invece qua mancano ancora tanto per cercare di fare una grande... Ci siamo? Simile? Ma quello dipende soprattutto da noi.
Così dunque Ledian Memusciai, cittadella avversario indigesto per i biancazzurri, lo dicono i precedenti, negli ultimi 7 confronti, 4 sconfitte, 2 pareggi, una sola vittoria. Poi vedremo anche nel servizio che abbiamo realizzato per quanto riguarda i precedenti proprio in terra veneta, un solo successo, o meglio un solo successo, l'ultimo successo risale al 2013, dopodiché 4 sconfitte e 2 pareggi per i biancazzurri. Tra l'altro c'è da dire che Venturato, una sorta di bestia nera per la squadra biancazzurra, perché ha vinto 3 confronti nelle ultime 3 sfide contro il Pescara. Insomma, i dati esistono per essere disattesi, quindi speriamo che sia così a partire da domani. Intanto il servizio di presentazione, ascolteremo i brani più significativi delle 2 conferenze stampa di Pillon e Venturato e anche le probabili formazioni. Vediamo. È il momento chiave della stagione, da sempre a marzo è così. Di fronte Cittadella e Pescara per entrambe sarà più o meno emergenza. Biancazzurri privi di Marras, Balzano, che tuttavia rientrerà col Cosenza, Brugman, Campagnaro, Canutè e Elisalde. Torna del grosso, Gravion in coppia con Scognamiglio. Sottil la novità sostanziale. Tra le linee sarà il vice Marras alle spalle di Monachello e dell'ex Leonardo Mancuso. Prima da titolare dunque per il classe 99 in prestito dalla Fiorentina, che in fase di non possesso prenderà in consegna l'immarcescibile Iori, classe 82, regista e mente dell'11 di Venturato. Pillon. Tu devi essere a 2000 all'ora, recuperare la palla, fare quei movimenti che proviamo in allenamento nella fase difensiva, soprattutto perché loro hanno un giocatore come Iori che è molto bravo nella fase di impostazione gioco, è quello che dà i tempi alla squadra. Un altro giocatore chiave della squadra di Venturato è Schenetti, che si muove benissimo tra le linee, poi insomma sa calciare nell'uno contro uno, può essere anche devastante. Sappiamo come andare a parare, è chiaro che è un giocatore che poi non ti dà un grande riferimento, perché lui si sposta continuamente. Recupero altissimo del pallone, ritmo, intensità, tra l'altro ha meritato alla grande la vittoria perché ha sbloccato il punteggio, avrebbe potuto anche raddoppiare nel primo tempo, ha rischiato qualcosa negli ultimi 15-20 minuti, ma soprattutto per un forcing, diciamo, volenteroso dei lombardi, solo un errore di Paleari che poi ha rimediato su Torregrossa. Insomma, una grande squadra, probabilmente la squadra che gioca meglio, è d'accordo? È una delle squadre che gioca meglio, diciamo che sono anche anni che giocano con quel sistema di gioco, me lo ricordo ancora quando ero in C, quando io ero a Padova, giocava nello stesso identico modo con l'ossatura della squadra quella, perciò giocano a memoria. E poi è una squadra che ormai si è consolidata in questo campionato, che è una, secondo me, delle squadre più importanti da questo punto di vista. Sappiamo cosa ci aspetta, non dobbiamo perdere palle in uscita perché loro sono assatanati nel recupero palla e nel ripartire in tanti uomini, perciò dovremo stare molto attenti nelle uscite di gioco e al loro ritmo, alla loro aggressività, che è la loro arma migliore. Pescara, visto nei primi 15 minuti del secondo tempo con lo Spezia, a me è piaciuto tantissimo. A proposito del recupero alto del pallone, potrebbe essere questo il piano partita? Sì, può essere uno dei piani, ma soprattutto non dobbiamo mollare una palla, nel senso che quelli sono proprio bravi in questo, perciò noi sul piano del ritmo, dell'aggressività, della pressione, dobbiamo viaggiare a pari livello con loro, sennò diventa una partita difficile. È chiaro che fuori casa devi tirare fuori dei punti, non c'è niente da fare se vuoi ambire ai playoff come adesso stiamo puntando. Poi se vuoi ambire a qualcosa più importante, è chiaro che devi fare qualche vittoria fuori casa, non c'è niente da fare. Adesso siamo arrivati nel momento chiave del campionato, questo sì, ma non solo per noi, per tutte le squadre, sia che sono giù sia che sono su. Adesso è il momento chiave. Dall'altra parte fuori per infortunio Ghiringhelli, Scappini, Rizzo e Pasa. Causa squalifica Frare e Settembrini. Il probabile 11, Paleari, Trepali, Cancellotti, Drudi, Adorni e Benedetti in difesa. Centrocampo Proia, Iori e Branca. Mezzala di qualità, già le dipendenze di Pillon nell'Alessandria. Schenetti nella terra di nessuno, ridosso di Moncini e Finotto, che firmò il Blitz Veneto, l'Adriatico Giovanni Cornacchia, lo scorso 27 ottobre.
ottobre. Cittadella nono in classifica, fuori dai playoff ma in forte ascesa. Ha travolto il Lecce 4-1 prima del riposo e soprattutto ha sbancato il Rigamonti di Brescia nell'ultimo turno di campionato. Migliore difesa del torneo con 23 reti al pari del Palermo. 28 invece i gol realizzati, non tantissimi, di cui però 23 al tombolato. Così Roberto Venturato, bestia nera della Pescara, 3 vittorie nelle ultime 3 sfide. Sicuramente in questo periodo è una squadra che al di là della partita di Benevento in cui hanno mancato l'obiettivo di portare a casa punti, è una squadra che sta facendo punti con molta concretezza e con una buona qualità, quindi sappiamo di affrontare una squadra molto forte indipendentemente dal modulo, che sa venirti a aggredire ma che sa anche ripartire in modo molto feroce e attento, quindi dobbiamo essere molto bravi a, soprattutto da parte nostra, a saper interpretare la partita e saperla vivere nel modo giusto. Se partiamo pensando alla partita di Brescia domani, sicuramente non abbiamo l'atteggiamento e la capacità di andare a affrontare una squadra come Pescara, che è altrettanto forte come Brescia, con qualità diverse ma con giocatori molto bravi, un'identità di stare nel modo di stare in campo che ha sicuramente dimostrato in modo concreto di essere molto concreto e molto bravo nel saper sfruttare le qualità che hanno i calciatori. In generale il Pescara non batte il Cittadella dal 9 novembre 2013. Allenatore Pasquale Marino, nelle immagini il gol di Antonino Ragusa al tombolato. Quindi un solo pareggio all'Adriatico nel match di ritorno e appunto 3 KO. Pillon, originario di Preganzial, torna di fatto a casa. Per questo tanti amici e parenti da accontentare. C'ho un po' di gente che viene, sì. Sono 30 km da casa mia, chiaramente gli amici, i parenti e tutto. Se ne va l'intero stipendio mensile. Così dunque Baby Pillon, noi ci dobbiamo fermare per pochi istanti, ricordiamo l'arbitro domani inizio alle 15 al tombolato Cittadella Pescara, sarà diretta da Pezzuto di Lecce. Pubblicità, restate con noi. Beh, torniamo in diretta da studio, 20 e 22, è il momento di ascoltare il team manager Andrea Gessa che fa il punto sugli infortunati. Al microfono del nostro Enrico Giancarli. Come già anticipato, Campagnaro e Balzano torneranno a disposizione per l'anticipo col Cosenza in programma venerdì prossimo 15 marzo alle 21. Dunque tra una settimana sicuramente a disposizione Campagnaro e Balzano, bisognerà aspettare dopo la sosta invece per Brugman, ma ascoltiamo Gessa al microfono di Enrico Giancarli. Andrea, partiamo dalla trasferta di domani contro il Cittadella. Il Pescara probabilmente l'affronta nel miglior momento della squadra di Venturato, perché arrivano da un successo netto contro il Lecce e dal bel colpo esterno di Brescia. Beh sì, è una partita fondamentale come tutte, del resto da qui alla fine saranno importanti, sarà importante l'approccio, credo che stiamo lavorando bene anche se con qualche assenza, però insomma i ragazzi stanno bene, vedo che comunque c'è l'approccio giusto insomma. Facciamo un attimo il punto sugli infortunati, come stanno Brugman, Balzano, Campagnaro e Canutè? Ma Brugman e Balzano sicuramente hanno un problema muscolare, in questo momento penso che Balzano recuperi a stretto giro, invece per Gas dovremmo aspettare la sosta sicuramente. Quindi diciamo che Balzano potremmo vederlo con il Cosenza nell'anticipo di venerdì? Ci sono buone possibilità. Campagnaro e Canutè? Canutè è più lunga, la situazione è un pochettino più complicata, anche perché è una zona molto delicata, quella del polpaccio, quindi insomma sicuramente possiamo valutare per fine mese il tutto, mentre Ugo ha provato a esserci anche per domani, ma diciamo anche per precauzione è stato consigliabile evitare. Io credo che possa essere a disposizione per la prossima. Andrea, questa domanda te l'abbiamo fatta tante volte, però adesso stiamo entrando nel cuore della stagione. Rivedi un po' in questo Pescara quello tuo della promozione in Serie A? Ma sai, è una... Sia da giocatore che da dirigente, perché tu ne hai vinti 2 di campionati.
Sì, io ne ho vinti due da giocatore e uno da dirigente. Appunto. No, il... Devo dalla B alla A. Sì, scherzo. Il mio discorso, quello che faccio sempre, è difficile fare paragoni. Ogni squadra ha la sua anima, una sua identità. Questa ha un'identità che può fare molto bene. Io credo che sia costruita da giocatori, da ottimi giocatori, ma anche da un bel mix che insomma si è ben strutturato durante tutto il cammino della stagione. Credo che appunto abbia ogni carta in regola per far ben sperare i tifosi. Così dunque Andrea Gessa alle 20:24, abbiamo ancora immagini precedenti al tombolato di Cittadella, ma intanto rivediamo quali potrebbero essere gli schieramenti. Domani inizio alle 15, Cittadella Pescara, arbitro Pezzuto di Lecce. Partiamo naturalmente dal Pescara, abbiamo detto delle diverse assenze cui dovrà ovviare il tecnico Bepi Pillon. Ricordiamo Brugman, Balzano, Campagnaro, Canutelli, Salde, lo squalificato Marras. Picca la presenza al primo minuto, secondo noi naturalmente le cose potrebbero anche cambiare, perché in questa settimana Pillon, c'è da dire, ha alternato sulla tre quarti Sottil e Melegoni. Probabilmente giocherà Sottil, debutto al primo minuto Sottil, classe 99, in prestito dalla Fiorentina, aveva già esordito nei minuti finali della trasferta di Crotone, vinta 2-0 dai biancazzurri. L'altra variante, diciamo, rispetto alle ultime partite, il probabile rientro di Cristiano Del Grosso, che ha saltato le ultime 5 partite. Dunque Fiorillo, Trepali, Ciofani, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso in difesa, Bruno, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Memuscia e Crecco, Sottil tra le linee che in fase di non possesso dovrà andare a schermare la mente regista della squadra veneta, vale a dire Manuel Iori. Sottil giocherà alle spalle di Monachello e Mancuso. Mancuso è l'ex della partita, ha giocato 14 presenze, più che 14 partite, perché due da titolare nel 2014-2015 in Serie B, non un'esperienza fortunata per Mancuso nel Cittadella, soltanto due presenze da titolare, altri 12 spezzoni. Poi a gennaio 2015 il trasferimento in C nel Catanzaro, l'allenatore di quella Cittadella era Claudio Foscarini. Questa è la probabile formazione che sarà schierata domani da Bepi Pillon. Vediamo invece quale potrebbe essere l'11 di Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, quarta stagione alla guida della squadra veneta, ha vinto un campionato di C1 proprio nel momento in cui fu ingaggiato e poi due semifinali playoff. Quest'anno sta facendo un ottimo campionato, il Cittadella in questo momento è fuori dai playoff al nono posto, però ricordiamo viene dal 4-1 sul Cittadella, sul Lecce, poi il riposo e soprattutto l'exploit del Rigamonti di Brescia, dove ha vinto strameritatamente. Allora questo l'11 che potrebbe essere schierato da Venturato: Paleari, Trepali, Cancellotti, Drudi, Adorni e Benedetti a comporre il reparto arretrato, poi Iori che non ha bisogno di presentazioni, una lunga carriera, classe 1982, il regista, il metronomo della squadra veneta, Proia e Branca, le mezze ali. Branca tra l'altro è stato allenato da Pillon nell'Alessandria stagione 2016-2017, quando Pillon subentrò a Braglia nell'ultimo mese di campionato e arrivò a contendere al Parma la promozione in Serie B, poi fu il Parma a festeggiare il Parma di Roberto D'Aversa. Branca è un ottimo giocatore, grande qualità, classe 1992. Poi Schenetti, altro giocatore chiave nell'11 di Venturato, tra le linee alle spalle di Moncini, che è stato ingaggiato nel mercato di gennaio, un classe 96 attaccante, naturalmente ha già realizzato 4 gol, tripletta con il Lecce, in prestito dalla spalla. L'altro attaccante è Finotto, che ha spezzato un lungo digiuno, non segnava dallo scorso mese di novembre, tripletta nel derby con Venezia, è tornato al gol proprio sabato scorso nel match di Brescia, vinto 1-0 dalla squadra di Roberto Venturato. Ricordiamo gli indisponibili: Pasa, Scappini, Ghiringhelli, Rizzo, tutti per infortunio, naturalmente gli squalificati Settembrini e Frare. Questi probabili 11. Andiamo a vedere invece i precedenti tra Cittadella e Pescara. Cominciamo dallo stadio Euganeo di Paola.
Padova. Si giocò proprio a Padova 1 ottobre 2000 il gran palo colpito da Vincenzino Palumbo. Finì 1-1 quella partita. Stiamo vedendo le immagini con il Cittadella che sblocca il punteggio, il Cittadella di Glerian che attuava il 3-3-4 molto offensivo, due colpi di testa ad aprire il campo per Sturba che poi giocherà anche nel Teramo. Successivamente 1-0 freddato, Bordoni assolutamente incolpevole, poi Fabio Artico, la pennellata per Giampaolo, il controllo, il gran destro all'incrocio dei pali 1-1. Successivamente il Pescara sfiorerà anche il gol del 2-1 sempre con Fabio Artico, con la palla che sfiora il palo sinistro della porta veneta. Siamo qui con le immagini al 29 maggio 2011, il calcio di rigore per il Cittadella, atterrato Piovaccari, espulso il giovanissimo Bartoletti, viene sostituito Sansovini, entra Cattenari che viene dunque freddato dagli 11 metri proprio da Federico Piovaccari, classe 1984. Guardate il pareggio momentaneo di Stefano Giacomelli, un super gol da parte dell'attaccante che milita in questo momento, in questa stagione, nella Vicenza, classe 1990, davvero un grandissimo gol, una magia quella di Giacomelli. Poi il 2-1 con uno slalom di Gabbiadini che gioca naturalmente nella Sampdoria, palla dentro per lo stesso Piovaccari che elude l'intervento di Cattenari e deposita nella porta sguarnita. 2-1 per il Cittadella di Foscarini. L'allenatore del Pescara era Eusebio Di Francesco, era l'ultima giornata della stagione 2010-2011, poi scappa via ancora Manolo Gabbiadini che era giovanissimo, palla in mezzo tutto solo di Roberto, fa tris, 3-1 per il Cittadella e poi il 3-2 accorcia le distanze. Marco Verratti, primo gol in Serie B per l'allora 18enne in quel momento Marco Verratti, assistito magistralmente nella circostanza da Emanuele Cascione. Andiamo con le immagini al 10 marzo 2012, in vantaggio il Cittadella con Busellato, servito nella circostanza dalla francese, ma era sempre il Cittadella di Foscarini, l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman. 10 marzo 2012 il Pescara vincerà in rimonta, guardate che gol, Marco Sansovini al secolo, il sindaco, giravolta e gran sinistro praticamente all'incrocio dei pali, davvero un grandissimo gol, ne firmò 16 in quella stagione da esterno d'attacco, lui che era un centravanti. E poi nella ripresa la perla di Lorenzo Insigne, il lancio, guardate Insigne, il destro a giro formidabile, meraviglioso. Dunque il Pescara di Zeman si impose per 2-1. Andiamo con le immagini al 9 novembre 2013, l'ultima vittoria del Pescara a Cittadella, il lancio nello spazio, lo scatto di Antonino Ragusa che brucia tutti, il gran destro sotto la traversa, Cittadella 0 Pescara 1, era il Pescara di Pasquale Marino. 20 settembre 2014 Cittadella batte Pescara 3-2, il vantaggio di Gerardi che gela Vincenzo Fiorillo, uno dei due centrali era Emanuele Pesoli, stretto collaboratore di Beppi Pilloni, il pareggio di Politano, il sinistro a giro a scavalcare la barriera, Pescara che si porterà in vantaggio con Federico Melchiorri, l'uscita da diciamo così rivedibile del portiere Valentini, ne approfitta Federico Melchiorri che sigla così il primo gol con la maglia del Pescara, inquadrato Politano ma in realtà il gol era di Melchiorri. 2-1 per il Pescara, ma c'è la rimonta del Cittadella nel secondo tempo con Coralli che firmerà una doppietta, qui anticipa Pesoli e qui fa tutto bene, elude l'intervento di Zampano e poi piazza il pallone alla sinistra di Fiorillo. Cittadella batte Pescara 3-2, 20 settembre 2014, l'allenatore biancazzurri era Marco Baroni, era la sesta giornata del girone di andata. Riepilogando, ricapitolando, il Pescara non vince a Cittadella dal 9 novembre 2013, l'ultima vittoria in realtà ottenuta proprio dai biancazzurri contro il Cittadella, dopodiché solo sconfitte e pareggi in quella circostanza. Il match winner, come avete visto nelle immagini, fu proprio Antonino Ragusa. Le 20:33 minuti è tutto per Anteprima Pescara, io ringrazio naturalmente Dino D'Angelo in regia, voi per la cortese attenzione. Domani allo stadio Tombolato di Cittadella ci sarà come sempre il nostro inviato Enrico Giancarni, collegamenti nel corso di Diretta Calcio di Marco Tontodonati, poi le interviste in diretta del post partita sempre rigorosamente su Rete 8 Sport intorno alle 17:45, il consueto approfondimento su Cittadella
Cittadella Pescara, post Cittadella Pescara, con Alessandro Alberti e Gianluca Colonnello. È tutto, grazie e buona serata.